Sì.
alziamo il tono. Alleluia. Tutte lodi nel cuore. Alleluia. Ti esaltiamo, Signore Dio. Gloria al Re dei Re. Gloria al Re dei Re. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della pace e della consolazione sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ecco, saluto spiritualmente e affettuosamente i miei confratelli dalla Sardegna. Io e Don Domenico siamo di Vallo della Lucania. Saluto il nostro carissimo Don Silvio, viene anche lui dalla diocesi però di Salerno. E il nostro carissimo Don Emanuele. Fanuel, da Imperia. Siamo tutti una famiglia, qui non c'è divisione, siamo tutti in uno stesso cuore, quello prima, ecco, della Madonna, nel cuore di Maria. E quando stiamo nel cuore di Maria, lei ci fa sentire la gioia di suo figlio, e il figlio ci fa sentire l'amore del Padre, e lo Spirito Santo dà a tutti noi quel fuoco che ci dà forza, coraggio, testimonianza. Siamo stati chiamati oggi dalla Madonna, noi siamo venuti perché lei ci ha chiamati, perché lei ci aspettava, ha detto e sta dicendo a tutti noi grazie, grazie che siete venuti, però fate tutto quello che vi dirà poi mio figlio. In questi giorni sentiremo fortemente ancora di più la sua vera presenza, dove nella parola che ora accoglieremo e soprattutto adoreremo Lui nell'Eucaristia. Allora, come segno d'inizio, un segno di gratitudine. Grazie, Signore, di essere qui. Facciamo adesso un piccolo, breve esame di coscienza per celebrare proprio degnamente questi divini misteri. Perdonato, insegnaci, Signore, ad amare come anche tu ci hai amato, Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù. Signor Gesù, pietà di me. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Celebriamo la messa votiva in onore del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. O Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, la eserciti secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Chi insegna, si dedica all'insegnamento. Chi esorta, si dedica all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compie con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Parola di Dio. Custodiscimi, Signore, nella pace. Signore, non si esalti il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Custodiscimi, Signore, nella pace. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Custodiscimi, Signore, nella pace. Israele, attende il Signore, da ora e per sempre. Custodiscimi, Signore, nella a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose:
un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù e Maria. Oggi e sempre sia lodato. Ecco, fratelli cari e sorelle nel Signore, ecco, la parola del Signore è chiara. Chiara perché noi siamo quelli che hanno accolto questo messaggio di partecipare a questo banchetto. Lo stiamo celebrando adesso, lo stiamo vivendo ogni domenica, ogni giorno della settimana. Però purtroppo ci sono tanti altri che dimenticano l'importanza di questo banchetto, di questo invito. Sono tanti che hanno altro da fare. Le note si ripetono, a volte sono note stonate. Vediamo la domenica, le nostre parrocchie, nelle nostre parrocchie quanti partecipano, quanti vivono la messa. E quanti altri sono impegnati in affari importanti. Ma direi di più, è la loro pigrizia, la loro purtroppo stanchezza spirituale. Ecco, allora abbiamo bisogno di questa grazia che viene dall'alto, lo Spirito Santo, il dono dello Spirito che deve rinnovare il cuore di ognuno di noi, qui presenti, per essere sempre di più infervorati, sempre di più essere innamorati, sempre di più essere credibili. Non basta dire credo. Devo essere credibile in ciò che vivo, in ciò che pratico, in ciò che professo, in ciò che è per me essenziale. Ecco, allora questo invito di questo, appunto, ovviamente padrone, è stato detto da questo tizio: beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. Ma chi è questo beato? Se riviviamo lo spirito della montagna nelle beatitudini, sono coloro che si sono impegnati anche con le loro difficoltà spirituali, le loro difficoltà, ecco, materiali, morali pure, però si sono impegnati e quindi hanno vissuto in pienezza, abbandonandosi fiduciosamente. Mi viene in mente quel messaggio che ebbe Santa Faustina Kowalska, quando Gesù le disse: «Vai a dire al mondo di avere fiducia in me». Oggi gli uomini, le donne,
tanti giovani, ragazzi, li vediamo, spendono la loro vita in cose tante volte proprio inutili e si aggrappano a quelle certezze umane, frivole, effimere. Ecco, noi siamo venuti oggi, stiamo celebrando, stiamo vivendo l'incontro, però purtroppo dobbiamo stare attenti anche noi di non cadere nella abitudinarietà. Dobbiamo stare attenti a non fare della nostra fede un vestito che va bene solo per noi, per me, per te. Dobbiamo domandare a noi stessi, ecco, la mia vita da cristiano, da credente, cosa sta donando al Signore prima di tutto e al mio prossimo. Ecco, c'è posto, esci subito, vai per le piazze, dice, ecco, appunto, qui il padrone, vai. Ci sono questi tizi elencati che ognuno ha un impegno suo, ma a loro non interessa questo invito perché ha più valore il loro interesse, il loro peccato ha più valore. Ha più valore quando noi sentiamo dirci non ho tempo per la messa. Don Luigi, ho da fare. Don Luigi, oggi arrivano i miei parenti. Io non ho messo più, ecco, non ho più il primato di Dio nella nostra vita, nella mia vita, se ragiono così. Non c'è più il primato. In tanti noi battezzati, il primato di Dio è passato al quarto, quinto, sesto posto. Perché c'è, quando confesso, dico sempre, ma nella tua vita chi c'è al primo posto? Mi guardano e cominciano a dire, ma insomma cosa c'hai al primo posto? Ma al primo posto sei una mamma, i miei figli, ah bene, sono contenta. Ah, va. E poi? Poi che cosa ci sarà? I miei genitori. E poi, sei una nonna, i nipoti, ma insomma, cioè, e Dio, dico, dove sta? Sta già al quinto posto. Ah, ma Dio è scontato? Non è scontato. Ecco allora la fretta, se noi diamo spazio, ecco, siamo qui a Fatima, così come in ogni santuario mariano, in ogni santuario, ecco, la Madonna mi invita a fare della mia vita un sacrificio. Questo oggi sono i tempi del sacrificio, è un tempo di impegno, perché sono tante le anime che fanno una scelta purtroppo dolorosa. L'inferno esiste. E noi cosa facciamo? Cosa diamo agli altri? Ecco, se siamo venuti qui, a volte capita che si va nei santuari, coloro che non frequentano sempre, lo prendono più come, ecco, sono andato al santuario, ma quando torni a casa cosa sarà della tua vita? Quale sarà il tuo vero impegno? Ah, vado da Padre Pio, ecco, abbiamo organizzato il gruppo, adesso andiamo tutti domenica da Padre Pio. E la domenica successiva non si vedono. Questa non è più fede, questa non è più mettere Dio al primo posto. Cioè, ecco, tante volte cadono gli idoli e questi idoli distruggono, fanno male, se non c'è, ecco, un pentimento sincero, se non c'è questo impegno. E noi siamo venuti qui perché la Madonna vuole che aiutiamo, siamo di aiuto a chi sta nella difficoltà. Perché mentre la nostra vita serve per gli altri, anche Dio aiuta me, aiuta te, aiuta noi. Ce l'ha detto come in modo chiaro nel ritornello al Vangelo di Matteo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi. Ma Dio sa tutto di noi, sa le nostre prove, sa le nostre difficoltà, sa quando mi cade e quando mi alzo. Venite a me voi tutti, io vi darò ristoro. Siamo qui in questo santuario, come in ogni santuario. Ma più di tutto nelle nostre parrocchie, noi dobbiamo far vivere la nostra fede nelle nostre parrocchie. Non basta che abbiamo fatto il pellegrinaggio, per chi fa il pellegrinaggio, perché per altri può essere una gita. E questo alla Madonna dispiace, se pensiamo solo agli acquisti, pensiamo solo a prendere quello che dobbiamo portare a casa perché mio nipote, mia figlia, mio zio aspettano qualcosa. Devono aspettare prima di tutto che io ti porto il cuore rinnovato. Un cuore vero, un cuore che mi dice
di amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia vita, con tutta la mia forza. Ecco, allora prepariamoci alla prova adesso quando andiamo a casa, perché adesso qui ci stiamo caricando, stiamo prendendo quello che il cielo ci sta chiedendo, di offrire la nostra vita. Ecco, allora dobbiamo essere donne, uomini, giovani, voi qui presenti, profondamente innamorati poi, ecco, dell'Eucaristia. Dovete essere adoratori dell'Eucaristia, dovete vivere vicino al tabernacolo, come hanno fatto i Giacinta, Francesco, Lucia. Non basta che chiudiamo il nostro pellegrinaggio per dire siamo stati a Fatima. No, il vero pellegrinaggio è a casa, il vero pellegrinaggio. Ecco, allora mettiamo a frutto la qualità, non la quantità, la qualità di questo nostro incontro. Allora capiremo anche il messaggio di Fatima, perché tanti non hanno proprio forse compreso questo messaggio, perché il messaggio si conclude, in sintesi è mettere Dio al primo posto. La Madonna questo ha chiesto ai bambini, l'angelo ha chiesto questo, tanto da far adorare a loro la presenza viva di Dio, perché Gesù è abbandonato nelle nostre chiese, Gesù è abbandonato da tanti nostri cristiani. Certo, adorare costa, è quel silenzio che dà tante volte a noi peso e forse noia. È lì che dobbiamo rinnovare, è lì che dobbiamo stare fermi nel silenzio di Dio. E allora sentiamo le ultime parole e concludo. Ci ha detto poco fa Paolo ai Romani, alla comunità di Roma: rallegratevi, benedite, piangete con quelli che sono anche nel pianto, abbiate gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza, ma volgetevi piuttosto a ciò che è umile, perché questo Dio vuole da me, da te, da ognuno di noi, un cuore umile e penitente. Allora sì che il nostro sarà un vero pellegrinaggio. Sopportiamo pazientemente chi ci dà problemi, chi ci crea problemi, sopportiamo, da noi, per noi, i nostri superiori, sarò con me stesso, tra te sarà tuo marito, tua moglie, i tuoi figli che te ne hanno tanti problemi, tante angosce, per non dimenticare che ha detto Gesù: vieni a me, non avere paura, confida nella mia, ecco, nella mia volontà, nella mia forza. E allora, fratelli e sorelle, auguriamoci insieme di ritornare a casa con l'entusiasmo di aver incontrato, ecco, veramente Dio. E chi ci guarderà, chi ci incontrerà, chi ci osserverà dovrà dire: ma che gli è successo? Come gli apostoli del Cenacolo, cosa ha avuto? È partito, è andato a Fatima. No, è la tua vita che deve dimostrare la gioia interiore, la gioia. Finiamola di lamentarci, finiamola di prenderci sempre con un atteggiamento mesto. Il cristiano, lo so, non parlate con me che io ho le mie malattie, ho le mie sofferenze, le mie prove, e in parrocchia non ne parliamo. Però dobbiamo dare un senso. Ecco, allora, l'uomo di Dio, la donna di Dio, che crede, è un combattente con le armi però della preghiera, perché se non adoriamo, se non preghiamo, ecco, tutto diventa difficile. Allora diceva bene, concludo, le parole di Papa Paolo VI, il Beato Paolo VI: vivere la fede, vivere il cristianesimo non è facile, ma è felice. La nostra felicità, ecco, certo, la possiamo vivere già sulla terra. Beh, perché no? I santi ce l'hanno dimostrato, i bambini, i veggenti ce l'hanno dimostrato tante belle anime delle nostre parrocchie che hanno una santità nascosta, ma ce lo dimostrano. E se ce l'hanno fatta loro, perché non ce la possiamo fare anche noi? Dio vi benedica e la Madonna vi protegga sempre. Amen. Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre misericordioso, per l'immenso
Innalziamo la nostra preghiera, Dio fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri ai piccoli, interponendo l'intercessione di Maria, umile figlia di Sio. Diciamo insieme, donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori del tuo popolo, perché fedeli dispensatori della parola di verità e non si accompromettono mai con la mentalità del mondo. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per i più poveri e sofferenti, perché sperimentando il mistero della croce sentono la consolante presenza di Maria, madre di pietà. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per le famiglie, perché custodiscano integro il senso cristiano della vita e risolvano nella carità i problemi del rapporto tra le diverse generazioni. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo per i giovani, perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo. Preghiamo. Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Per i nostri ammalati, per quanti si sono affidati alle nostre preghiere, per quanti, ecco, per le nostre parrocchie, le nostre diocesi, per i nostri vescovi e in modo particolare per le anime del purgatorio. Accogli, Padre, le nostre suppliche e donaci la luce del tuo spirito, perché sull'esempio della Vergine Maria sappiamo magnificare il tuo nome con la santità della vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Nelle mani della creazione nasce pane e vino. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio alla gloria e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del suo volere, un cuore nuovo e mite in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto, un cuore forte e vigilante che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e atteso con fede l'alba della risurrezione.
e noi con tutti gli angeli e i santi proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo. Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua cremenza a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo,
con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo terminato ora la consacrazione. Non è più pane e vino, ma è il corpo, sangue, anima, divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Ed ora con le sue stesse sante parole ci rivolgiamo al nostro unico con lui Padre, e lo Spirito Santo ci faccia sentire il suo amore. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che detti i tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Offritevi un segno di pace. Di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, pietà di noi. Angelo di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, pietà di noi. Angelo di Dio che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Come Giovanni il Battista, anche io vi dico: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola.
per me. Pur stando seduti, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. In riparazione dei peccati, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Preghiamo. O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione facciamo il nostro atto di consacrazione per questo giubileo dei 100 anni. Prima assolviamo quelli che sono gli obblighi di questo anche giubileo col credo, con un Pater, Ave e Gloria e una preghiera per il Papa. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per il Papa, Signore benedici il nostro Papa Francesco, custodiscilo e proteggilo. Amen. Amen. Il Signore vi possa benedire attraverso la benedizione anche dei miei confratelli sacerdoti, anche loro daranno la benedizione insieme a me. Non è la benedizione, vi possa benedire attraverso la benedizione anche dei miei confratelli sacerdoti, anche loro daranno la benedizione insieme a me. Non è la benedizione una sola. Ognuno di loro benedicono anche i vostri gruppi, le vostre parrocchie, i vostri ammalati, anche voi portate il ricordo di tutti. Quindi avvicinatevi a me e diamo la benedizione su di voi e su coloro che si sono raccomandati. Inchinate il capo per la benedizione. Vi benedica Dio Padre misericordioso che per mezzo della Vergine Maria ci ha ridonato la grazia che Eva ci tolse. Amen. Amen. Il Signore Gesù, che nel grembo di Maria si è fatto nostro fratello e salvatore, risani i vostri cuori dal contagio della colpa. Amen. Lo Spirito Santo accresca in voi la grazia della fede e della beata speranza, perché sulla via del Vangelo possiate giungere alla patria celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie. E per ultimo atto facciamo la preghiera giubilare di Papa Francesco di consacrazione. Ci rivolgiamo alla Madre. Insieme. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce passata.
sei l'amore del nostro popolo, sei il trionfo del male. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, del tuo cuore immacolato, il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen.